Qua vediamo i risultati sperimentali della prima legge di Ohm con il reostato. Abbiamo posto il cursore a circa un decimo della sua corsa totale e infatti alla fine è venuto circa un decimo della sua massima resistenza che era 330 Ohm. Poi abbiamo aumentato il voltaggio di 3 volt ogni volta e misurato la corrente con l'amperometro. Il rapporto fra la tensione applicata e la corrente è la resistenza elettrica espressa in Ohm. Il cursore non è stato più toccato, naturalmente. Si vede che aumentando il voltaggio, proporzionalmente aumentava anche la corrente elettrica e il loro rapporto, che è la resistenza, rimaneva costante a circa 30 ohm. La media di tutti questi valori, 29,5 ohm, è la resistenza di quel tratto di reostato e la semidifferenza è la sua incertezza, mezzo ohm. Si tratta di una misura molto precisa, perché l'incertezza relativa è di una parte su 60 in pratica. Quindi l'imprecisione è piccola. Questo è il grafico che riporta la caratteristica tensione corrente, scritta con gli assi rovesciati come consuetudine, perché la causa anziché in ascissa sta in ordinate, che è appunto la differenza di potenziale, e l'effetto, che è la corrente, sta in ascissa. Si vede che i punti sperimentali sono quasi perfettamente allineati, come indica la bontà di accostamento, che è quasi uguale a 1. E questa è la retta che interpola i dati sperimentali, i punti, cioè la retta di Fitt. Y uguale coefficiente angolare per x, y sarebbe la tensione, il coefficiente angolare è la resistenza e x è la corrente. Il coefficiente angolare della retta migliore che fitta i punti sperimentali è 29,4 ohm, molto vicino al valore medio di questi punti sperimentali, 29,5. Qui è riportata anche la colonna della potenza dissipata da questa resistenza, che vedremo si calcola moltiplicando queste due colonne. Quindi, mentre la divisione, questo diviso questo, ci dà la resistenza elettrica, il loro prodotto ci dà invece la potenza elettrica dissipata dalla resistenza. E vediamo che questa potenza cresce perché aumentano sia il voltaggio applicato e proporzionalmente anche la corrente che scorre nella resistenza.